Ciao e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vi parlo delle regole di Arkham Horror Last Tower. Eccolo. Si tratta di un collaborativo come da tradizione Arkham Horror, però anziché combattere contro il grande antico di turno, in questo gioco dovremo cercare di invertire un rituale che si è appena compiuto. Si può giocare da 1 a 4 e la durata è piuttosto contenuta, mi pare attorno a un'ora. Io vado subito a fare l'unboxing, se qualcuno invece vuole saltare direttamente al gioco vero e proprio, potete andare sulla barra di navigazione qui sotto. Eccoci quindi all'unboxing di questo Arkham Horror Final Hour. Andiamo subito col nostro taglierino d'ordinanza. Abbiamo subito un regolamento, o come al solito. Ecco, parecchie pagine. Sono 24. Scritto fitto, ma con esempi. Comunque il gioco non credo sia complicatissimo. Inoltre le regole arrivano circa fino a qui. Qua c'è la modalità solitario. Qui abbiamo dei chiarimenti, riconoscimenti e poi delle spiegazioni o diciamo lore, flavor text. In più ci sono ben 4 pagine di pubblicità. Non mi era mai capitato di vedere così tante pagine di pubblicità in un manuale. Arkham Horror, gioco di carte, casa della follia, Arkham Horror. Manca giusto Eldritch Horror, ma credo sia solo perché è di un'altra casa. Comunque, detto questo, vediamo un po'. Qua c'è una Ziploc con gli antichi, l'immarcescibile Cthulhu, che ci deve essere. Shudmel, scusate la pronuncia, non, e poi Umordoth. Ok, abbiamo poi fustella incelofanata, doppia fustella. Abbiamo quindi segnalini vari, tassa di giocatori, segnalini. E qui abbiamo mostri, punti vita, eccetera. Andiamo a prenderne uno, vediamo se è abbastanza grossetto. Sì. Disegni classici in stile Arkham Horror, guarda un po'. Vanno a riprendere l'Arkham Horror terza edizione e insomma anche l'LCG, credo. Anche qui abbiamo una plancia incelofanata. Ok, scopriremo poi vivendo come funziona. E abbiamo piedistalli classici FFG, carte minuscole. Vediamo un po'. Sì, sono telate, non sono molto rigide, ma sono almeno resistenti, sembrerebbero. Oggetti vari, queste non ho idea di cosa siano. Vedremo. Un sacco di carte, disegni zero, un vero peccato. Tutto testo. Ah, ma sono da queste, disegni. Ah, perché sono le carte di ogni giocatore, queste qua, a quanto pare. Ok, tutto qui, vediamo sotto se c'è qualcosa, ma dubito. E infatti non c'è niente. Organizer come da copione FFG. Ok, ora andiamo quindi allora a vedere il setup. Come prima cosa viene posizionato il tabellone al centro del tavolo. Il tabellone si divide in luoghi con nomi diversi e ognuno con un numero diverso. Ogni luogo ha un colore che lo fa appartenere ad una zona. Inoltre, ogni luogo ha anche un numero di quadrati liberi che è il posto per i mostri. Ogni giocatore poi sceglie un investigatore, ne prende il mazzo delle carte azioni, le mescola e le posiziona davanti a sé. Prende poi la pedina corrispondente a quell'esploratore e vengono poi distribuiti i segnalini salute, in base a quanti si gioca. In due giocatori ogni investigatore ha 5 punti salute.
in 3 giocatori 4 punti salute, in 4 giocatori 3. Viene poi mescolato il mazzo delle carte priorità e ogni investigatore ne ottiene 4. Vengono poi presi tutti i mostri denominati standard, ovvero quelli quadrati, quelli speciali hanno un angolo smussato, e posizionati dentro un sacchetto. Viene poi scelta una carta grande antico e se ne esegue la preparazione. Vengono innanzitutto presi i mostri speciali indicati dalla carta e posizionati nello stesso tipo e quantità di fianco alla carta stessa. Quindi si decide di comune accordo se giocare in modalità facile, media o difficile e si eseguono gli step indicati dalla preparazione. Prendiamo ad esempio una partita a livello facile. Per prima cosa la carta preparazione ci indica dove posizionare il luogo di rituale, ovvero il segnalino col punto esclamativo. La carta indica di metterlo sulla facoltà di studi umanistici, quindi il segnalino viene posizionato nell'apposito cerchio di fianco al luogo indicato. La carta indica dove posizionare anche gli altri tre tipi di portale, al dormitorio femminile, al dipartimento di scienze e al Dorothy Hapman Hall. La carta poi indica di generare un abitatore del profondo sul portale dei tre cerchi e due mostri su ogni altro luogo che non abbia già un portale. Quando vengono generati dei mostri si prende il sacchetto e si estraggono i mostri posizionandoli dove indicato. Ecco fatto. Vengono poi posizionate le pedine degli investigatori sul luogo del rituale. Gli investigatori non occupano mai posti nei luoghi, ma vengono posizionati sul nome in colorato del luogo stesso. Poi vengono presi i 9 segnalini portale rimasti, se ne toglie uno senza guardarlo lo si mette di nuovo nella scatola, i segnalini rimanenti vengono impilati e messi sull'apposito spazio sulla plancia. Si prendono poi i 10 segnalini indizio, disponibili in duplice copia, si girano sotto sopra, vengono poi mescolati, si prendono 2 di questi segnalini e senza rivelarli vengono messi qui sotto, in basso al tabellone. Si prendono poi i 3 segnalini oggetto, si mettono anche questi capovolti e mescolati a loro volta assieme agli altri indizi e poi vengono tutti posizionati sugli spazi rimasti vuoti di fianco ai nomi dei luoghi appunto senza alcun segnalino. Vengono poi posizionati a portata di mano i segnalini barricata, i segnalini danno e le carte oggetto. Vengono poi messe sull'apposito spazio le carte priorità non distribuite precedentemente e poi si sceglie un investigatore che otterrà il segnalino investigatore capo e lo sarà per tutto il primo round della partita. Ora si è pronti a cominciare. Lo scopo del gioco è quello di invertire il rituale che è stato scatenato dai cultisti prima che si verifichi una di queste 3 condizioni. Uno degli investigatori rimane senza punti vita, deve essere piazzato un mostro sul luogo dove è stato svolto il rituale e non c'è posto, o si deve girare un segnalino portale ma non ce ne sono più. Il gioco perciò può durare al massimo 8 round, ogni round si divide in 2 fasi, la fase delle azioni e la fase grande antico. Partendo dall'investigatore capo e andando in senso orario, i giocatori svolgono il turno uno alla volta. Durante il proprio turno il giocatore pescherà una carta azione, la leggerà segretamente e, dopo averla posizionata faccia in giù sul tavolo, gli piazzerà sopra una carta priorità dalla mano. Anche gli altri investigatori faranno la stessa cosa. Siccome in questa fase devono essere giocate esattamente 4 carte, quando tutti ne hanno giocata una, il turno ritorna all'investigatore capo, che quindi ne giocherà un'altra. E così via, appunto, finché non sono state giocate 4 carte esattamente. Durante tutto questo procedimento, i giocatori non potranno parlarsi, ma potranno basare le loro scelte solo osservando le carte priorità. Come potete vedere, infatti, le carte priorità hanno un numero stampato sugli angoli. Ora andiamo a vedere a cosa serve questo numero. Ora è il momento, infatti, di rivelare le carte azione. Le carte vengono rivelate partendo da quella che possiede la carta priorità più bassa, andando poi a crescere. In questo caso 10, 13, 26, 29. Quando la carta viene rivelata, la carta priorità viene posizionata vicino alla carta grande antico. Le carte priorità sono sempre divise in 2, una parte superiore e una parte inferiore. Le prime 2 carte priorità rivelate in ogni round vengono risolte eseguendo la parte superiore, che in genere è sempre un bonus per gli investigatori. Finché un investigatore non ha rivelato almeno una delle proprie carte priorità, non può discutere con gli altri la tattica da seguire. Quindi l'investigatore capo dovrà fare di testa sua l'azione indicata. Viene poi rivelata la seconda carta azione e anche in questo caso viene eseguita la parte sopra.
Se una carta azione indica all'investigatore di muoversi, il giocatore prende la propria pedina e la muove seguendo i vialetti grigi presenti sulla mappa. Quindi un giocatore che si può muovere di due può fare ad esempio così, 1 e 2. Quando un investigatore attacca, distribuisce i colpi indicati sulla carta azione sui mostri presenti nel luogo in cui si trova. I mostri hanno una salute pari a quanto indicato in basso a sinistra sui loro segnalino. I mostri che però non vengono uccisi dai colpi istantaneamente ritornano a piena vita subito dopo. Vediamo un esempio: se Lily avesse due colpi da distribuire fra questi mostri, potrebbe decidere di uccidere questo oppure di uccidere questo, non entrambi perché il totale appunto è 3. Quando viene indicato di barricare, viene posizionato uno dei segnalini barricata su uno dei viali presenti sulla mappa. Normalmente è la carta azione giocata a indicare esattamente quali viali si possono barricare. Le barricate servono per evitare che i mostri si spostino da un luogo all'altro. In questo caso, ad esempio, il mostro, se volesse passare di qua, verrebbe invece ucciso e la barricata danneggiata. Quando la barricata ferma un altro mostro, verrà tolta dal tabellone. Quando una carta azione indica che si può riparare un danno, si prende un segnalino danno dal luogo in cui ci si trova e lo si toglie dal tabellone, se è presente ovviamente. Infine, alcune carte possono indicare il recupero di alcuni punti salute. I punti salute, quando vengono persi, vengono girati sul lato grigio. Per curarsi basta semplicemente girare il segnalino sul lato rosso. Le due carte azioni rimanente vengono sempre eseguite nell'ordine indicato dalla carta priorità, però in questo caso si esegue la parte sotto. La parte sotto della carta azione implica quasi sempre indagare sul luogo. Questo implica girare segnalino indizio presente nel luogo dove si trova l'esploratore. Se indagando viene scoperta un'icona rituale, questa viene posizionata sull'apposito spazio in basso sulla plancia. Se invece indagando si ottiene un oggetto, il segnalino viene scartato e il giocatore che ha trovato l'oggetto pesca la prima carta oggetto e la tiene davanti a sé, disponibile da giocare durante la partita. Dopo che tutti gli investigatori hanno quindi risolto le loro carte azioni, si passa alla fase del grande antico. Come prima cosa, in questa fase i giocatori guardano le carte priorità che hanno giocato in questo turno e quindi posizionato di fianco alla carta grande antico e contano le icone presagio presente su di esse. In questo caso 3. A questo punto guardano sulla carta grande antico ed eseguono l'effetto indicato dal numero di icone presagio presente sulle carte priorità. Dopo aver eseguito l'effetto, le carte priorità vengono scartate vicino al tabellone. Una volta attivata la resa dei conti, si passa alla generazione del portale. Viene quindi rivelato il primo segnalino portale sulla pila e posizionato sul portale corrispondente sul tabellone. Ecco qua. Dopodiché si genera dal sacchetto, su quel luogo, un numero di mostri pari a quanti portali ci sono. Ecco. Infine, l'investigatore capo passa il segnalino alla propria sinistra e un nuovo round ha inizio. Se però non ci sono più segnalini portali sulla pila, gli investigatori sono obbligati a tentare di invertire il rituale o perdere. Quando un mostro viene mosso, bisogna sempre vedere di che colore è il mostro per capire dove va. I mostri rossi infatti seguono le frecce rosse, i mostri blu invece seguono sempre le frecce blu. Quando un mostro si muove, quindi semplicemente si prende il mostro e lo si muove di quanto indicato seguendo le frecce del colore appropriato. Un mostro di questo genere che si muove di due fa così e poi così. Se però un mostro si muove e sulla zona di arrivo non trova caselle libere, allora continuerà a muoversi seguendo le frecce finché appunto non troverà un posto dove fermarsi. Se così facendo non trova alcun posto e torna così al luogo di partenza, il mostro viene posizionato sul luogo del rituale. Ricordo come promemoria, quando il luogo del rituale è pieno e deve essere posizionato un mostro, la partita è persa. Quando un mostro viene generato ma non vi è il posto per contenerlo, viene semplicemente subito mosso nella zona successiva finché non trova un luogo adatto. I mostri vengono generati comunque uno alla volta, per cui prima si genera un mostro, eventualmente lo si muove, poi un altro e così via. La maggior parte delle volte la parte inferiore delle carte azione fa attivare i mostri presenti in una determinata zona, ovvero in tutti i luoghi di un certo colore, ad esempio il verde. Quando ciò accade, l'investigatore che ha giocato la carta azione attiverà tutti i luoghi partendo da quello, dal numero inferiore, andando poi fino all'ultimo.
Quando un mostro viene attivato, quello che fa dipende dall'icona presente in basso a destra sul mostro stesso. Se il mostro non ha alcuna icona, non succede niente. Se è presente l'icona uccisore, la testa, fa un danno a ogni investigatore presente in quel luogo. Se si tratta di un corridore, la freccia, allora il mostro si muove di una zona, seguendo le regole di movimento che abbiamo visto prima. Se invece si tratta di un demolitore, danneggerà la zona. Danneggiare la zona implica mettere un segnalino danno al posto del mostro presente e spostare il mostro su un'altra casella libera nel luogo. Se una volta eseguito il danno non c'è più alcun posto su quel luogo, allora il mostro si muove seguendo le normali regole di movimento. Se più mostri si attivano nello stesso luogo, allora è l'investigatore che ha giocato la carta che sceglie l'ordine con cui attivarli. Deve però sempre attivare prima gli uccisore, poi i corridori e infine i demolitori. Da notare che ogni mostro può essere attivato soltanto una volta per cartazione, per cui se dovessimo spostare questo mostro da qui a qui, lo gireremo di 45 gradi per indicare appunto che questo mostro non verrà attivato quando poi andremo a attivare la zona 7. Come ho detto all'inizio, lo scopo del gioco è quello di invertire il rituale dei cultisti. Alla fine di ogni turno, infatti, i giocatori possono decidere di comune accordo di tentare di farlo, però devono assolutamente farlo quando sono finiti i segnali di portale sulla pila. Durante la partita si presume che gli investigatori abbiano trovato dei segnalini rituale sui vari indizi presenti sul tabellone. Come avete già potuto vedere, le carte priorità posseggono gli stessi simboli sugli angoli. Quando si tenta di invertire il rituale, lo scopo dei giocatori è avere in mano quante più carte possibile che posseggano le icone messe da parte all'inizio della partita. Per dedurre quali icone sono presenti qui sotto, appunto, gli investigatori hanno trovato degli indizi. Quando un simbolo viene rivelato, è meno probabile che sia qui. Quando invece entrambi i simboli sono stati rivelati, non ce n'è alcuna, perché, come ricordo, ci sono soltanto due simboli per tipo. Per invertire il rituale, perciò i giocatori devono innanzitutto prendere tre carte priorità dalla mano e investirle, ovvero posizionarle coperte davanti a sé. Quando tutti i giocatori hanno fatto la loro scelta, le carte priorità vengono rivelate simultaneamente. Ora l'investigatore del capo rivela entrambi gli indizi. Infine si determina l'esito. Se il numero delle carte che corrispondono agli indizi appena rivelati è almeno il doppio dei giocatori presenti, allora c'è una vittoria. Se invece così non è, allora c'è una sconfitta. In questo caso abbiamo 2, 3, 4, 5 icone corrispondenti, abbiamo perso. Come detto, il gioco è abbastanza breve, un'ora dovrebbe bastare, le regole non sono complesse e sono piuttosto particolari. Nella meccanica delle carte priorità, il gioco mi ha ricordato The Mind, anche lì infatti non si può parlare, e è necessario sincronizzarsi per giocare le carte nell'ordine adatto. Un piccolo difetto è la mancanza totale di disegni sulle carte azioni, ma d'altronde non avrei saputo come farglieli stare, infatti serve sia la parte sopra che la parte sotto che sia scritta per un motivo appunto di meccanica. Bella anche la possibilità sia di avere tre antichi direttamente nel gioco base, poi non so se faranno effettivamente espansioni, ma soprattutto i tre livelli di difficoltà per antico, in modo da poter decidere in base all'esperienza dei giocatori quale appunto utilizzare. Io come al solito vi ringrazio per avermi visto fino a qui, se avete dubbi, domande, commenti, dico sempre le stesse cose, ma voi scrivetemi pure e vedrò di rispondervi il prima possibile. Vi saluto e vi auguro un buon gioco. Ciao!